Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa 8ª puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è Diego Armando Maradona e basta, cioè la puntata è dedicata solo al dio del calcio. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Abbiamo Pasquale De Simone, giornalista. Buonasera. Massimo Bonardi, giornalista. Buonasera. E in collegamento dovremmo avere Massimo Iaquinangelo, direttore responsabile presso l'Istituto 24.it. No, istituzioni 24.it. È un errore mio di scrittura. Prima di ridare la parola a Sergio, voglio ricordare che è possibile seguirci sui canali social, saremo in diretta Facebook e potrete interagire con gli ospiti studio chiamando al numero che apparirà in sovraimpressione. A te Sergio. Grazie Giussi, bravissima come sempre. Buonasera amici e amiche. Questa sera abbiamo titolato in maniera secca la puntata che ci accingiamo a portare avanti. Diego Armando Maradona e basta, il bello della diretta. Quando io parlo del dio del calcio anche la lingua mi si attacca veramente al palato. Diego Armando Maradona, parleremo di lui, avremo una serie di sorprese. La prima che avremo sarà sicuramente un contatto telefonico che non so se sia già collegata con noi. Regia, mi dai supporto se no vado avanti? Non c'è ancora, mi avverti tu quando c'è. Va benissimo, allora c'è una sorpresa per noi tutti, una graditissima sorpresa. Intanto Pasquale, buonasera. Stasera parleremo di Diego Armando Maradona, lo faremo con tutte le cautele del caso perché è capitato che purtroppo all'alba della disgrazia, quasi brutto, della sua ripartita c'è stato chi, me assumo la responsabilità, didaccamente è riuscito anche a mortificare quella giornata che per noi era una giornata sacrale se non sacra.
Diego Armando Maradona. Proprio un aneddoto, un ricordo, proprio così a mazza secca, il primo ricordo che ti passa per la testa. E la trasmissione in diretta non l'abbiamo preparata? Sì, assolutamente. E guarda, il primo ricordo, naturalmente io in quel periodo insomma facevo il cronista, quindi seguivo gli allenamenti, assoccavo. Un attimo solo, scusa se ti tolgo la parola, un attimo, buonasera. Pronto? Pronto? Però. Il bello della diretta è la tecnologia. La tecnologia fa rumore. C'è ancora? Caduta? Allora è caduta, ci richiama subito. Si è sentito anche lui. Ci ammazzerà appena ritorna in rete. Continua, scusami Pasquale, io poi sarò costretto a interromperti appena. No, figurati, stavo dicendo che insomma da giornalista, da cronista seguivo all'epoca il Napoli molto da vicino e quindi gli allenamenti a Soccavo, quindi ci sarebbe tanto da raccontare. Io ho sostenuto ora per allora. Eccoci qua, vediamo se c'è. Sì. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Signora, vuole dirci il suo nome gentilmente? Sono Cristiana Sinagra. Ciao Cristiana, buonasera. No, io lo sapevo benissimo, era per gli amici da casa. Ti salutiamo tutti quanti con grande affetto. Cristiana, niente, noi abbiamo iniziato a parlare di Diego, lo abbiamo fatto in punta di piedi perché non parleremo del straordinario atleta, il magnifico calciatore che è stato e che è ancora perché è vivo nella nostra mente. Abbiamo scelto e deciso di parlare di alcuni aspetti, quelli da più umani, e ne erano tantissimi, di Diego. In un'ora non riusciremo a dire tutto, però chi meglio di te ci può dire Diego persona, Diego uomo, Diego, come dire, anche amico per certi aspetti. Guarda, io come ho sempre detto, e chi mi conosce bene sa che io ho sempre detto che Diego aveva un grande cuore, e un grande cuore e una grande anche fragilità, perché comunque lo si è visto, insomma, la vita che purtroppo ha condotto, la droga, e chiaramente tutti quanti noi sappiamo che quando una persona fa uso di droga comunque ha una certa fragilità, no? Ma anche le pressioni che si portava già da Barcellona, certo, tutto, perché certo. Lui è arrivato qua che già purtroppo... Dici certo, una cosa tutta bella, una serie di cose. Dimmi una cosa bella, però, la droga, come diceva sempre lui, mi ha distrutto l'anima, perché lui stesso diceva sempre che la droga è una cosa che ti uccide, però il cuore suo, la sua bontà c'è sempre stata. Io ho sempre saputo che un giorno abbracciava mio figlio e infatti poi questa è una delle cose sapete, più belle, insomma. Perché poi questo ricongiungimento, questo gesto veramente straordinario da padre. Ma tu pensa che lui ha sempre detto quello che io ho sempre pensato, che lui lo pensava sempre, che lui lo teneva sempre nel cuore, che certo. Io lo sapevo, pensa che lui ogni 2-3 giorni, ogni tanto faceva sempre perdonami. Ma guarda, papà, faceva Diego, io non ti devo perdonare di niente, perché poi io spiegavo a Diego che, sai, la droga ti distoglie da quelli che sono gli amori, da quelli che sono i punti di importanti, i valori importanti della vita, e quindi gli dicevo sempre, in questo momento è come se lui non è il vero Diego. E infatti poi chiaramente i fatti mi hanno dato ragione, e io continuo a dire che lui aveva veramente un grande cuore e, ti ripeto, una grande anche fragilità. Guarda Cristiana, chi ti parla lo sa benissimo, non che abbia bisogno di confermare quello che stai dicendo, faccio parte di quel gruppo di bravi ragazzi che lo ha frequentato per circa un anno. Quindi io ne racconterò di aneddoti, ma di quelli belli veramente, come è stato bello quello, la tua bella testimonianza, l'abbraccio con Diego Junior è stato per noi, per noi Diego era Diego, non era il grande calciatore. Quando l'ho rivisto nel 2017, ho rivisto il Diego che avevo lasciato quando avevamo 25 anni.
Io spero che tu continuerai a seguirci, perché io ti dirò delle cose che forse tu nemmeno sai di Diego, perché per noi Diego a tavola non era il dio del calcio, era Diego. Diego passa, no, era Diego, ma infatti io dico sempre Diego. Passami a birra, Diego, passami sala. E di queste cose poi c'è qualche aneddoto molto carino che racconterò dopo. Ma guarda, chi lo conosce, chi l'ha vissuto come noi, come te, come me, si dimenticava Maradona. Brava, cioè tu vivevi Diego, brava, io vivevo Diego, io conosco Diego. Ma lui voleva questo, non voleva gente che lui voleva gente normale intorno, sì, a sé, quindi lui lo diceva sempre. Sì. Diceva: io non so mai chi mi vuole bene veramente. No, e... lo sapeva, aveva dei dubbi, ma a livelli diversi dai nostri, perché quando stava con noi si sfogava e ci diceva delle cose che non dirò, sì, delle cose che non dirò. Sì, vabbè, ma lui lo diceva in generale, la gente che certo, si avvicinava, no? Certo. Poi chiaramente sapeva veramente chi gli voleva bene. A noi manca tantissimo. Purtroppo. Questo è quello che io ti posso dire, una guarda, tristezza io infinita. Non ho nessuna vergogna a dirti che ho pianto, ma veramente ho pianto per due giorni. Sì. Quindi, noi piangiamo ancora. Lo immagino, però sì, non c'è un giorno che non faccio scorrere perlomeno uno o due dei gol di Diego la mattina, perché sì, io sono uno di quelli che non dorme quasi mai, quindi fra i video che guardo in YouTube i primi sono quello di Diego Armando Maradona. Io ti voglio bene veramente tantissimo, ti ringrazio tanto per il tuo intervento. Massimiliano ti sta salutando, ti saluta anche Pasquale. Ciao Massimiliano, anche ciao Giussi, ragazzi. Un bacio grande, grazie ancora. Un abbraccio. La prossima trasmissione però ti voglio in puntata, va bene? Promesso? Ok. Un bacio grande. Abbraccio. Ciao, stammi bene, grazie ancora Cristiana. Bene, questa bella testimonianza di Cristiana che ha parlato da mamma, ma soprattutto da amica, perché lei ha vissuto un Diego diverso da quello che abbiamo incontrato e vissuto noi. Io ti ho interrotto, però ti volevo, forse tu stavi parlando del 5 luglio del 1984. No, per la verità io stavo raccontando un altro episodio. C'eri però quel giorno allo stadio? No. Ah, no, veramente non c'ero. Ma veramente? Noi c'eravamo. No, 5 luglio 84. Esatto. Quando ha tirato, no, non c'ero, primo, non ho capito quando. Ha calpestato la prima zolla dell'allora San Paolo, stadio napoletano, che voi ricorderete, per noi il tempio del calcio. Ciao Napolitano. Tempio del calcio. Scusami Pasquale, vai. Allora, stavo dicendo, frequentare Maradona per fatto professionale, come abbiamo fatto in tanti giornalisti, quelli insomma un po' più maturotti della mia generazione, è stato un privilegio. È stato Siamo un privilegio perché, sai, vedere Maradona a Soccavo allenarsi, ma non allo stadio giocare, a Soccavo allenarsi. Io ora per allora ho sostenuto e sostengo ancora, con dei colleghi così scherzando affettuosamente, dico: noi avremmo dovuto pagare il biglietto, perché vedere Maradona allenarsi, ti adoro, grazie, ti adoro, ma vedere Maradona allenarsi quando veniva, per la verità non succedeva spessissimo, ma quando veniva significava che aveva voglia, non era vittima della droga e dava tutto se stesso. Con delle performance. Ma il palleggio che ha fatto vedere. Sì, ma guarda, io ho visto cose migliori. Il video prima della partita. Ma io ho visto, Max, credimi, abbiamo visto cose, se possibile anche migliori di quelle, no? Figurati. Poi lui rimaneva fino a tardi, arrivava in orario ed era l'ultimo a uscire, poi tirava decine di punizioni sulle barriere, sulle sagome. Io ho intervistato Antonio Careca in una partita del cuore che era calciatori ex Napoli e magistrati. E vi devo dire, se riesco a trovarla nell'archivio, quello che ha detto di Diego Antonio Careca è veramente qualcosa di straordinario. Questa testimonianza ci fa capire davvero che Diego era una persona speciale, particolare, fuori da ogni schema. Perché ti dico questo? Perché notoriamente a livello calcistico brasiliani e argentini non si sono mai presi.
non si sono mai presi. Assolutamente. Anzi, c'è stata una fiera rivalità, per non parlare di inimicizia vera e propria, presi a botte, bravo. Invece tra Careca e Maradona si sorse, insomma, si costruì un rapporto meraviglioso a livello personale. Assolutamente, nonostante Alemão caratterialmente rispetto a Careca fosse più chiuso. Antonio era, diciamo, a Napoli, consentimi un francesismo, a pane e puparolo, cioè Careca era così. Careca era sempre disponibile, diceva le parolacce in napoletano, sì, assolutamente. Careca era straordinario. Allora, detto questo, io di Maradona ho raccontato, per la verità ho anche scritto un episodio particolare di cui sono stato testimone e che come dice, fa capire quello che era veramente il grande cuore, la grande generosità di Diego, il quale nel 1985, quindi era arrivato da poco a Napoli, fu invitato ed accettò di buon grado l'invito a visitare l'Istituto Colosimo dei Ciechi, che è via Santa Teresa degli Scalzi, dove adesso io abito, allora no, ci abito da 15 anni. Allora, lui arriva lì, accetta questo invito, che è una cosa organizzata da un politico regionale, insomma... Non facciamo nome, solo me, cognome. Anche perché non c'è più, a me vicino, diciamo, e io naturalmente andai lì. Arriva Diego, naturalmente accompagnato da persone, c'era il grande Carlo Giuliano, ha detto stampa del Napoli. Diego vede dei giornalisti, io ero sotto mentite spoglie lì. A Carletto, certo. Io ero sotto mentite spoglie lì, lui vede un po' di giornalisti e si arrabbia. Dice a Carlo: Carlo, via giornalisti, io sì, non voglio, non sono qui per i giornalisti, io sono venuto per i bambini, voglio stare con i bambini, altrimenti me ne vado. E allora Carlo Giuliano disse ai colleghi: abbiate pazienza, non sarebbe entrato. Io riuscii a intuffarmi. Quindi il servizio non fu fatto? Io lo feci per il Roma, qualcun altro, poi insomma, riuscimmo a costruire un po' di cose, io mandai un po' di notizie in giro. Perché, qualcosa si scopiazza, ripeto, sì, no, figuriamoci, io riuscii a entrare dentro. La propaganda. No, assolutamente no, lui giocò, fu tenerissimo, giocò con questi bambini ciechi, con quei palloni con i sonaglini che usano appunto i ciechi. Bravo, si trattenne tantissimo con loro, giocò, seduto sulle li coccolò, stette con loro, aveva, guarda, si sedette e aveva un bambino sulle ginocchia seduto, una cosa bellissima, bello. Si trattenne molto tempo, promise che se avessero voluto sarebbe anche ritornato e poi andò via. Ecco, questo era Maradona. Noi del Maradona generoso, del Maradona filantropo, abbiamo saputo molto poco, lo stiamo scoprendo ora, perché come tutte le persone veramente grandi e generose, lui non faceva, pubblicità. Anche perché queste cose, forse lo sai più tu stampa, che lo hai frequentato a certa a livello stampa personale. Non interessa, alla certa no. Stampa interessa lo scoop, il boss. Esatto. E quindi tutto questo, io veramente la chiamo la macchina del fango. Sì, sì, no, quindi tutto questo ha contribuito a lui era questo, la droga è un discorso. Vabbè, la macchina Sinagra, del fango nasce da un'invidia profonda. Assolutamente. Cristiana, sì. Sinagra ha detto una cosa che io sposo a 360 gradi. Maradona non aveva bisogno di drogarsi per migliorare le sue prestazioni sportive. Anzi, se non si fosse drogato sarebbe stato, se possibile, ancora più grande. Aveva negli ultimi tempi, lui era un uomo fragile, aveva problemi anche di corso, un po' di respirazione, era certo, sì. Era un uomo fragile, molto, era molto. Un uomo baciato dalla fortuna del suo talento, noi sappiamo da dove veniva, no? Da Villa Fiorito. Pensa una persona che insomma proveniente da quel tipo di realtà terribile, catapultato sotto gli occhi del mondo, diventato ricco, famoso. Ho voluto fare questa Non aveva la personalità e la struttura psicologica per gestire tutto questo ed è stato travolto dalla droga. Chiudo dicendo un'ulteriore cosa, poi magari ci torniamo. Di tutti quelli che hanno parlato e hanno raccontato Maradona, il più bravo è stato Kusturica. Non so se avete visto il film, è straordinario. Sono perfettamente, guarda, d'accordo. È un gioiello questo. Con me, cioè, me proprio veramente è una psicoterapia. Lo stavo per dire a Cristiano. È una psicoterapia. Stavo per anticiparti, mi hai anticipato leggendomi probabilmente. Io l'ho visto più volte, questo film l'ho fatto vedere anche a mia figlia, che si interessa poco di calcio. A Napoli. Sì, sì, no, no, no. Guarda, durante il lockdown, e non sei venuta alla conferenza stampa che fece?
l'ho fatto vedere a mia figlia, scusatemi, l'ho fatto vedere a mia figlia, è una che si interessa poco di calcio, una ragazza, no? Mia figlia ti alla fine sì lo segue ma in maniera molto distratta, alla fine ho detto papà, ho detto Lorenzo guarda che è veramente bello. Tra l'altro lei è psicologa, quindi quella è una psicoterapia, quel film è una seduta, è un workshop psicologico. Sturzo è stato bello, bravissimo, che lui si racconta a... senza limiti, senza freni, però in senza una maniera tabù. Molto delicata, molto delicata, molto, è bello, è film, complimenti a Sturzo, è un capolavoro, quello, conoscendolo capolavoro. Come regista ti dico che non me lo aspettavo, no, infatti è un gioiello, il suo target è diverso. Poi sono stata alla presentazione di un altro film sempre su Maradona che uscì qualche mese prima di però era qualcosa di diverso, non mi piacque molto. Ma sai, poi in genere i film sui grandi calciatori, anche quello che fu fatto su Cruyff, raccontano lo sportivo, fanno vedere i gol, fanno vedere le performance. E invece noi stasera parliamo delle debolezze. Noi non lo dobbiamo neanche più chiamare Maradona, noi parleremo da questo momento in poi di Diego. Allora, voglio un aneddoto, tu che sei stato come noi. Io ho vissuto la prima parte come tifoso, da tifoso. Sono stato uno abbonato 5 anni, poi mi ero trasferito a Roma, però ho fatto in tempo a venire per vedere l'ultima partita dello scudetto, il secondo scudetto. Invece tutto il resto diciamo l'ho seguito con grande attenzione, però quella era una parte diciamo che io ho seguito facendo un altro lavoro. Io poi invece dal punto di vista professionale Diego l'ho incrociato nell'ultimo periodo quando praticamente già era maturato, già era assolutamente, però ti posso dire un aneddoto, l'aneddoto più carino. 1985, a un certo punto noi giriamo per ragazzetti dei 25 anni, gruppo di ragazzi così che facciamo tardi così, e Riviera di Chiaia, a un certo punto arriva una Ferrari nera, si ferma davanti a una farmacia, scende Maradona, notte profonda, proprio fonda, senza tutta la sua clac eccetera eccetera, va in farmacia e compra i pannolini per era appena nata, credo Gialma, credo che sia la prima figlia, no? Gialma. Ecco, lì vedi, lì hai uno spaccato della persona. Se non fosse normale, arrivato con la Ferrari non avresti manco guardato. No, bravo. No, però abbiamo guardato perché sapevamo che lui aveva la Ferrari nera, quindi prima o poi lo becchiamo. Va bene. Allora, noi abbiamo fatto questo ampio preambolo, anche molto bello. Massimo Iaquinangelo è giovanissimo rispetto a noi chiaramente, e Diego Armando Maradona l'ha vissuto attraverso video, film o filmati o qualche partita, vecchia partita che la televisione ogni tanto si ricorda di mandare. Che impressione, che immagine, che idea ti eri fatto prima di questa trasmissione di Diego Armando Maradona? Sicuramente Diego Armando Maradona è stato un grande calciatore, non solo per il Napoli ma per tutto il mondo calcistico. Io quando Maradona è venuto a Napoli, che fu acquistato nel luglio del 1984, avevo pochissimi anni, quindi non ricordo quasi nulla, fin quando poi ovviamente ho visto tutti i video, la grande passione che anche in casa mia ci mettevano nel vedere le partite del Napoli, tutte le volte che vinceva. Personalmente ricordo di aver visto una partita di Diego Armando Maradona, se non erro quella della Supercoppa italiana, quando il Napoli vinse 5-1 contro la Juventus. Io ero piccolissimo, però mi ricordo qualcosa, che ci fu una grande festa, 3 gol di silenzio anche in casa. Sì, 3 gol di silenzio. Quindi diciamo che il ricordo di Diego Armando Maradona è vissuto per noi attraverso anche i genitori, gli amici, e poi ovviamente ci sono tante biografie di Diego Armando Maradona, tante ne abbiamo, sono guarda, stati, direttore, stati... guarda, ne abbiamo una qua bellissima, spero che la telecamera la vorrà ingrandire in primo piano, è di Liberato Ferrara.
è un'opera straordinaria con delle immagini bellissime e in collaborazione foto di Pietro Mosca. Pietro Mosca e anche Antonio Pastore va citato per correttezza. Quindi io la metto qua a favore del prossimo acquisto. Bravo, perché veramente ne vale la pena. Io ne ho una copia e vi assicuro che è veramente molto bello, ci riporta un pochino indietro negli anni. Continua direttore, vai. I più giovani devono studiare Maradona. Dovrebbe essere veramente portata nelle università, veramente. Non è una battuta, io ci credo davvero. È un personaggio double face, da quando noi possiamo, soprattutto noi giovani, che Diego Armando Maradona è stato, quando era nel campo, un grandissimo calciatore, però poi alcuni raccontano che fuori ha avuto delle piccole, diciamo, defiance. E anche di questo non ne parleremo, perché grandi. Direttore, abbiamo stabilito, deciso di dire Diego Maradona e basta, parlando dell'aspetto umano straordinario. Positivo, positivo, infatti io stavo proprio venendo a questo dicendo che in realtà non è questo il punto in cui bisognava focalizzarsi, soprattutto questo aspetto poi alcuni l'hanno fatto rivalere proprio anche nel giorno della sua morte, quindi questo non è stato corretto nei confronti né di Diego Armando Maradona, ma neanche di tutto il mondo calcistico che lui ha rappresentato, quindi credo che questi colleghi giornalisti siano un po' scorretti nel raccontare il Maradona. Un attimo solo, no, io voglio dire una cosa, poi ti voglio dire una cosa anche Massimiliano Bonardi. Io per la prima volta ho provato ad abbozzare i riconoscimenti avuti da Diego Armando Maradona a livello mondiale, e soltanto quel giornalista di cui faceva non il nome, ma abbiamo capito di chi si tratta, probabilmente gli sono sfuggiti. Sono 3 pagine e ho dovuto lasciare ancora 2 pagine a casa perché sono veramente tanti. Diego Armando Maradona non era per caso il dio del calcio, lui era il dio. Vai Massimiliano. No, io volevo dire una cosa. Quando è morto Maradona, cioè 2 minuti quando perché andiamo. Quando è morto Maradona, alcuni giocatori della Juventus hanno fatto delle dichiarazioni veramente poco carine nei confronti aberranti. Di Maradona. Aspetta. Che cos'è? È la classica dimostrazione del calciatore che non ha avuto la possibilità di giocare con lui, compagno di squadra, e usufruire ti rubo una cosa, dimenticandosi che hanno osannato Paolino Rossi, che è stato arrestato, cacciato perché è coinvolto in una vicenda di calcio scommesso. No, perché avevano il morto in casa e volevano parlare. L'hanno esaltato perché innanzitutto era patrimonio nazionale, grazie a lui loro erano diventati campioni del mondo, i vari Cabrini, Tardelli e altre situazioni. Siamo in diretta, non posso andare oltre. Purtroppo, questa è la verità. Non posso andare oltre, sennò poi mi spengono. Se devi andare in pubblicità, poi dirò dopo una cosa. Sì, c'hai esattamente 30 secondi se ce la fai. Ma possono anche bastarmi. Tu hai parlato di giornalisti, io invece voglio allargare il campo a quei tanti personaggi. Non calciatori, io ho detto. No, lui ha parlato di giornalisti. Sì. Non sì, sono solo giornalisti, sono... Non voglio fare nomi, faccio solo i cognomi. No, Mughini è stata una persona di uno squallore unico. Intellettuali, opinionisti a tanto al chilo. Non so chi l'ha secondo me frustrati, frustrati che non, ma lo so pure, ma hanno avuto delle cadute di stile spaventose. Frustrati che non vedevano l'ora di rivalersi in qualche modo, no? Però diciamo, noi che poi non è nessuna rivalsa. Da morto. Appunto, che poi non è nessuna rivalsa. È un atto, io l'ho scritto sul giornale, vigliacchi. Sì, vigliacchi, una vigliacchi roba ignobile. È un atto vile parlare male di una persona che non si può che difendere. Che poi non è nessuna rivalsa. Che rivalsa può essere? No, è perché... La rivalsa non era solo di tipo sportivo. È ideologico. Era rivalsa contro Napoli, contro Napoli. Io devo interrompervi perché devo dare tassativamente la pubblicità. Grazie Giussi, grazie ancora. A fra poco. A fra poco.
Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Abbiamo anche già qualche domanda da casa. Bentornati. Salve, il bello della diretta, ragazzi, ci beccate mentre... io adoro queste cose, io perciò vado in diretta sempre, perché poi mentre voi state a casa, il piatto di pasta e fagioli, noi qua a rosicare, a fare... Vabbè, ripartiamo da Pasquale, però Pasquale abbiamo già qualche domanda da casa, vai. No, volevo dire che insomma la platea di quelli che si sono... industriati a puntare l'indice, a emettere giudizi morali, etici, è una platea intanto ridotta, ma che poi non ha avuto nessun ascolto. Per fortuna sono persone che non hanno avuto seguito, anzi, se devo dirla tutta, sono state anche abbastanza criticate, quelle classiche persone che hanno perso la buona occasione per stare zitte e che hanno anche macchiato, tu hai citato Mughini, una persona di qualità, di livello, un intellettuale, ma ha avuto una caduta di stile francamente, come dire, che gli ha fatto perdere molti punti nella considerazione. Perché, no, per amor di Dio, perché lo sto dicendo che io. Odia in modo particolare Napoli, sì, e sì, Napoli. Sì, ma è bravo. E in ogni occasione hanno approfittato di una morte di Maradona per gettare fango su Napoli, sui napoletani, sui meridionali. Se non mi fate prendere il tesserino, questo è il tema. Me lo fate strappare pensando che lui appartenga. Ma quello è un provocatore, no. Guarda Sergio, è esattamente così, cioè sono persone, adesso abbiamo citato Mughini, ma non mi interessa personalizzare questa polemica, è tutta una serie di persone che hanno approfittato di questo evento, per noi un lutto straordinario, per gettare fango e dare la stura ai soliti luoghi comuni contro Napoli, i napoletani, il sud in generale, i meridionali, e quindi voglio dire... E su questo noi potremmo rispondere proprio... Polemiche, lascia il tempo che trovo. C'è una domanda da casa. L'hanno capito tutti, L'hanno capito tutti. Vale per tutti e tre, si prepari direttore. Ho una citazione, sì, e una domanda. Sto ascoltando religiosamente. Ok,
il dio del calcio, quello che è stato definito il gol del secolo, i mondiali del Messico del 1986, Argentina-Inghilterra, 2-1, perché? Bravo questo, bravo. Qual è, qual è il valore di quella vittoria, secondo voi? Là c'è il valore politico anche. Ci sono le Falkland dei due anni prima. Possiamo chiamarle Malvinas? Malvinas, assolutamente. In questo caso per rispetto di Diego sicuramente. Purtroppo adesso sono le Falkland. Lo erano anche prima, però loro in Argentina le chiamavano appunto Malvinas. Certo, Malvinas. E fu un atto... quasi un bombardamento in risposta all'affondamento della corazzata argentina, perché certo. L'unica nave... Ma la domanda non era per te. Perdonami. No, ma è giusto. È quando si parla di Diego a me mi bolle il sangue. Comunque, del... E per cui, diciamo, fu una specie di rivalsa. Fu una rivalsa, certo. Fu proprio la una grande valenza politica di vincere in una maniera diversa nei confronti dei sudditi di Sua Maestà. Se lo dovessimo riraccontare a dei ragazzi giovani, per esempio mio figlio, un figlio adesso che ha facciamo rispondere su questa cosa. Un figlio di 20 anni che guarda tutti i documentari, si è guardato di Maradona, però per esempio questo valore storico non lo conosce, quindi qualcuno di voi lo può raccontare come se lo raccontasse una persona che non ha visto. Bisogna partire dalla guerra delle Malvinas, perché sennò non si può vediamo il nostro giovane, il nostro direttore, ma giovanissimo, se riesce a farci una brevissima cronaca di quell'evento. Vai direttore. Ma io proprio di quell'evento attimo che mi è caduta la lingua. No, sentiamo. Ti sentiamo? No, ti sentiamo benissimo. Sì. Ah, adesso non ti sentiamo adesso. Più. Eccoti. Sì, mi sentite? Adesso sì. Vai. Sì. Di quell'evento hanno raccontato benissimo gli altri colleghi che sono in studio e erano presenti. Personalmente non aggiungerei altro a quello che già è stato detto, diciamo, su questo episodio. Assolutamente sì. Noi per ricordarlo ai giovani che ci stanno, qualcuno vedo che ci sta seguendo anche però, da casa, c'era momento. Ci sono due momenti in quella partita. C'è anche la mano di Dios. E quella io ci stavo arrivando. La mano di Dios è lì è la doppia beffa per i sudditi di Sua Maestà. Certo, che lo videro tutti tranne l'arbitro fortunatamente. No, non c'era il VAR. Per ricordare ai giovani... Quello, scusami Sergio, è uno sberleffo tutto napoletano più che argentino. Bellissimo. Tutto napoletano più che argentino nei confronti degli inglesi. L'ho fatto altre due volte, una volta a Napoli non si è mai... la gente non l'ha mai capito, insomma. No, cioè, ci fu questa presa di coscienza in un momento di crisi fortissima economica dell'Argentina di andare a riappropriarsi quella che geograficamente era ed è un suo territorio, appunto, certo. Le Malvinas, e quindi mandò questa famigerata nave e scesero dei soldati e quasi in una maniera non rocambolesca, come dire, col panierino, occuparono quella che era una loro terra. Non ti dimenticare che c'era la Thatcher. C'era Margaret Thatcher e infatti... La Lady di Ferro. E non poteva consentire all'Argentina di alzare la testa, quindi mandò la flotta, mandò l'aviazione. Non c'era nessuna possibilità che l'Argentina vincesse quella guerra. Non ce n'era neanche una. No. Secondo me non ce n'era neanche una, per il divario di armamenti, ma anche di posizionamento dietro all'Inghilterra. Ove mai vi fosse stato il bisogno, sappiamo chi ci c'era sta. Il regime in Argentina allora. In Argentina era appena finito e ci stava una situazione economica drammatica, e quindi loro era appena finito perché ci fu questo passaggio e non c'era più una lira in cassa. Quindi in sintesi si può dire 86. Che con questo gesto, questo fu uno dei gesti, uno dei gol. Ci stava i gol impreparato 86. Quindi in sintesi non voglio insistere, ma non credo. In sintesi si può dire che
è qui che poi il popolo in generale, lui ha rappresentato politicamente il popolo, non a caso lui ha rappresentato un momento politico, non solo popolo, non solo gli argentini, lui è stato il difensore dell'America Latina, di tutti i deboli, di tutti gli oppressi, degli ultimi, come ha scritto qualcuno acutamente. Esatto. Lui è una specie di Robin Hood, ma non come dire, tanto per ritagliarsi un ruolo. Lui ci credeva davvero. Lui si è esposto tantissimo anche dopo, no? Certo, facendo delle azioni anche eclatanti. Ma sai benissimo che lui dalle gerarchie calcistiche, quelle alte, mafiosi, bravo, era sempre la luce fuori, sempre odiato, sempre odiato, lo è un tollerato, e poi è un tollerato alla luce di e certi, lo capimmo ai mondiali statunitensi, alla luce di certe utilizzato indagini, e poi gettato via. No, alla luce di certe indagini dobbiamo dire, possiamo dire assolutamente che aveva ragione lui, ma lui ha avuto ragione, cioè, su tutto. C'era un calciatore, ha avuto Spagna, era della Juve, quel francese, come si chiamava? Michel Leroy. Però se continui così facciamo alzare Michel Leroy e ti siedi tu e fai. No, io ho voluto un salotto di amici che parlano di Maradona. Sì, ma stai parlando tu. Vai Pasquale, perdona. No, vedi, il personaggio è stato un personaggio scomodo. Diego è stato un personaggio scomodo, una voce fuori dal coro, un non allineato a tutti i livelli, nel suo paese, nel mondo. Cioè, Maradona è veramente un personaggio che poi le future generazioni dovranno studiare bene. Ecco, lo hanno definito un rivoluzionario, un termine a volte abusato, ma lui lo è stato davvero. Ma lui è un vero e proprio Che Guevara. A tutti i livelli. Lui è stato un rivoluzionario vero. A tutti gli effetti. Ricordo qualche articolo, perché essendo anziano nella mente mi ha abbandonato, no? Io ricordo qualche articolo dove si elevava a un ruolo, a un livello di Dio superiore Michel Platini, per poi vederlo tristemente ammanettato, no? E quindi questa superiorità morale, ma guarda che stato. Anche quella rivalità pacifica, perché è stata una rivalità pacifica con Pelé, si volevano bene con Pelé, perché si alla fine sì, però lui ha sempre voluto rimarcare la sua differenza a Pelé, perché Pelé non è una cattiva persona, ma era uomo delle istituzioni, sempre così, cioè, era uomo del sistema, lui era del popolo, gli altri erano delle istituzioni, antisistema, non esatto. So se mi spiego. Allora, a differenza che con Platini lui non ha mai incrociato, diciamo, il ferro con Pelé, poi si sono anche riappacificati nella sua trasmissione, umile. La notte del 10, eccetera. Però, ecco, a pelle, lui, anche di Pelé, credo che percepisse questa differenza, cioè era altro da lui, era, ripeto, uomo delle istituzioni, era il simbolo del calcio, dei salotti, delle stanze del potere, lui era proprio fuori da tutto questo, era il nemico di tutto questo. Nella sua straordinaria umiltà, quando già era il re del calcio, il dio del calcio, andò a chiedere la maglia un altro numero 10. Sì. Ma lui è Maradona. E questo numero 10 giocava nel Milan e si chiamava Ruud Gullit. E lui disse: posso entrare nello spogliatoio? E andò a chiedere la maglia, che nessuno al mondo avrebbe mai fatto. Vediamo delle mezze pippe che, pure se devono fare un autografo a un ragazzo, lo fanno in maniera abbastanza superficiale. Era una persona genuina. Se mi darai due minuti per raccontarti un altro episodio, assolutamente, anche siamo qua per questo. Carino. Io ho scritto per il Roma quello gestione Casillo. Ecco, allora, prima di Italo. Esatto. La sera dopo Napoli-Bari, dove lui poi risultò positivo al doping, sì, ricordo. Era stata organizzata questa cosa, cioè il capo dei servizi sportivi del Roma all'epoca era Ciccio Degni, grande collega purtroppo scomparso, che come dire, faceva firmare Maradona sul giornale, si era inventato questa collaborazione, Maradona collaboratore del Roma, diciamo così. Bellissima cosa. Firmava dei pezzi. E fu organizzata questa serata in cui Diego venne in redazione e facemmo un collegamento con Galagol, con la Parietti scosciata sullo sgabello, eccetera. Ecco, quella fu una serata in cui fu un'altra occasione in cui io conobbi Maradona diverso, cioè stavamo scrivendo dopo la partita col Bari, che si era vinto 1-0, Maradona aveva giocato maluccio, però poi aveva fatto una malattia incredibile, sgusciato via tra due calciatori, cross, colpo di testa di Zola, il Napoli aveva vinto 1-0.
Allora, mentre stavamo scrivendo, Ciccio è molto forte in quel abbastanza. Ciccio Degni dice, viene da me, dice, dai, accompagnami, dobbiamo andare a prendere Maradona a casa, via Scipione Capo, ce lo portiamo qua. E sì, vabbè, interrompo, ti accompagno. Dice, no, però dobbiamo andare con la tua macchina perché io sto a piedi. E io c'avevo una vecchia 126, colore arancione, rimessa a nuovo. Colore patetico. Dice, Ciccio, come andiamo a prendere Maradona con la 126, facciamo proprio la figura dei mendicanti. Sì, sarà divertito da me. Allora come facciamo, come non facciamo? Il collega Antonio Giordano, oggi amico e oggi firma importante del Corriere dello Sport, ci prestò una Golf, che era una macchina un po' più presentabile. Io ve la racconto così, come l'ho vissuta. Andiamo a via Scipione Capesci alla guida, Maradona esce con quella camicia a pois che mettevo, orrenda. E perché non siete venuti con la macchina arancione? A quel punto. Allora, io invece me lo ricordo con una maglia a fascia. Entra in macchina, Ciccio Degni seduto dietro, Ciccio Degni era uno di quei giornalisti veramente amici che gli potevano dire qualunque cosa. Allora lui si siede, ciao Diego, mi saluta, buonasera. E Ciccio Degni esordisce, la dico così, proprio, dice, Diego, oggi è giocata una chiavaca. E lui non fece una piega, disse, hai ragione Ciccio, sai, avevo dolore al ginocchio oggi, non ero in grande forma. Lui era questo. Mica s'offese, andiamo al giornale, lui viene lì, accolto, non ti dico, facciamo sto collegamento con la Varietti, dopodiché lui si fece le foto con tutti i poligrafici, tutto, si fece la folla tutto, dagli uscieri. Lui proprio si dava, sempre, erano quelle occasioni in cui lui si dava, sempre. Quando si sentiva in un ambiente amico, dove era voluto bene, dove era accettato senza se e senza ma, lui dava il meglio di sé. Fu una serata bellissima. Dopo ti racconto io un aneddoto. Però ho prima finito. Di questo, direttore, tu hai detto che ti sei guardato e hai guardato diversi filmati. Qual è quello che ti ha colpito di più? Quello che mi ha colpito di più è lo scudetto del Napoli, il primo scudetto del Napoli, che fu un gesto liberatorio di tutta una città, un riscatto verso questa triade del nord, anche perché oggi ricade anche l'anniversario del compleanno di un altro grande degli anni 80-90, certo, Massimo Troisi. Massimo Troisi. E quindi insieme poi a Pino Daniele e con Diego Armando Maradona hanno rappresentato in quegli anni il simbolo del riscatto contro le potenze, contro lo strapotere del nord. E non mi piace il termine generale. Riscatto, direttore. Opportunità. Io parlerei di opportunità. Il riscatto significa quando tu parti proprio da chissà da dove. No, io credo che la dignità e tutta una serie di caratteristiche la gente del sud, i napoletani, hanno sempre avute, devono avere l'opportunità di poterle dimostrare. Quello è il discorso. E, certo. Grazie a Ferlaino si deve questa possibilità. Tra l'altro vi devo confessare, poi c'ho i messaggi qua. Il presidente Ferlaino non è potuto intervenire, doveva intervenire in trasmissione per motivi diversi. Io invece mi associo a quello che diceva Massimo. Tutti e due intervistati da Gianni Minà, ricordate? Spettacolare. C'è una premiazione a Diego Armando Maradona, fatta proprio in una trasmissione di Gianni Minà, e l'atleta d'oro ricorreva all'anno 1986, quindi stiamo parlando a pochi giorni, si può dire, dal suo arrivo a Napoli. Però posto questo, io volevo chiedere invece a Massimiliano, noi l'abbiamo come Pasquale, io ho invitato non a caso, ho invitato i miei amici in questo salotto, parlando di Maradona come se non ci fosse nessuno che ci stesse guardando da casa. C'è qualcosa veramente che ti ha lasciato traccia dentro di Diego, ma di forte? Hai qualche ricordo particolare? Ma guarda, io ne ho uno, se mi dai un minuto, uno scoop sfiorato proprio. E Cristiano, qualche pizzico a Cristiano glielo dovrei dare, perché io ero il giorno prima che Diego Junior venisse a Fiuggi a trovare il padre, a incontrare il padre per la prima volta, quindi e io ero in contatto là. E io
No, io ero in contatto diretto con Diego Junior e con Cristiana, perché io Diego Junior lo seguivo per la primavera, sì, per la primavera del Napoli. Ed è il 10 di novembre. E devo dire che da questo punto di vista non posso essere proprio riconoscente di questo sgarbo che mi ha fatto, perché poi alla fine Ciccio Marolda si trovò in quel momento e fece questo grande scoop, perché fu uno scoop. Vabbè. A livello mondiale, certo. Cioè, sai, giovane io in quel momento, giovane giornalista, perché io ho una militanza di giornalista, diciamo, relativa, non sono un giornalista come lui da anni e anni e anni, una ventina d'anni che faccio il giornalista, quindi ho fatto tutt'altro prima. E per cui mi trovai in questa situazione, che avrei potuto veramente fare questo colpaccio. Figurati che un collega della Gazzetta dello Sport, che era fisso a Fiuggi, non si rese conto di questa cosa, ha rischiato di essere licenziato. Non è un buco, è una voragine. è una voragine. No, lo racconto proprio, carità, brevemente. Parco della Rimembranza, Chalet Park, si chiama Campagna, tutti i tavoli esterni. Noi eravamo i soliti 7-8, arriva la macchina e non era la Ferrari nera. Lui sta proprio così, con un jeans, le scarpe da ginnastica, quella a collo alto, slacciate, certo. E aveva questa magliettina di cotone, perché era estate, a fasce bianche e celesti, barba incolta e capelli arruffati. Venne, si guardò intorno, noi gli facemmo segno che poteva venire, perché lui non voleva appunto la clacca intorno, e si sedette insieme a lui. Oggi ho pubblicato una mia foto, avevo i capelli grosso modo. Ho visto. L'hai vista, no? Sì. E quindi non dico ci confondevamo, però sembravamo un gruppo di amici. Nessuno si è accorto che a tavola tenevi i capelli alla Maradona, ci fosse Diego Armando Maradona. Quello là non è un aneddoto vero e proprio, però fu un atto così strano, perché la gente ci guardava senza capire, quindi forse era incuriosito, è lui, non è lui, perché chi si immagina che alle 4 di mattina Diego Armando Maradona si viene a prendere il caffè con un gruppo di amici e il cornetto allo Chalet Park? Umberto, se ci segue, era allora proprietario, è un vivente testimone di quelle nostre serate un po' sbarazzine, diciamo, niente di che. Altro pensa che alle 3 di notte incontri questa Ferrari nera di uno, bravo, che va in farmacia. Lui era solito fare... Pensa come deve essere stato difficile per Maradona poi vivere in questa città. Assolutamente, no? Cioè, questa è stata una delle cose che lo ha distrutto. Era anche una città che l'ha protetto. Anche lo ha protetto e lo ha un po' asfissiato. Lo ha protetto. Qua, anche a Barcellona, in un'altra città, sì, sì. Perché è molto catalana, quindi è, certo, molto Napoli, Barcellona, ancora oggi. Però lui è scappato da Barcellona. Lui è scappato di corsa. Perché entrò in rotta di collisione col presidente. E non solo, anche un pochino tifoseria. Iniziò una spaccatura forte. Il problema cominciò lì. Noi non abbiamo volutamente parlato dell'arrivo, dell'intermediazione, del straordinario lavoro di Antonio Giuliano, che stimiamo e vogliamo bene. Nino Celentano. Quindi noi non siamo entrati in questo argomento, perché questa sera noi siamo in chiusura, stanno per arrivare i titoli di coda. Però possiamo essere grati a tutti coloro che hanno lavorato, perché Maradona venisse a Napoli. Certo, ci hanno regalato un sogno, Io volevo sentire la voce del presidente Ferlaino. E noi ricordiamo l'intervento, la fiducia che il Banco di Napoli ebbe in questa operazione commerciale, perché di quello alla fine il presidente Ventriglia. E il problema, sapete qual è? Che anche il Banco di Napoli è morto, e tutto questo ci riconduce tristemente a questa grossa spaccatura che è da sempre. Ricordiamoci che c'era anche una triade di politici napoletani potentissima. Uno dei tre non è tifoso, è ancora oggi tifosissimo. Assolutamente. Il Napoli non si è mai perso una partita, non facciamo assolutamente. No. Non facciamo no. Però, lo salutano tutti. Esatto, noi lo salutiamo affettuosamente. Lo salutiamo affettuosamente solo per il fatto che è tifoso del Napoli. Non di Napoli.
abbiamo dato molti indizi, dai. quindi come vedete noi abbiamo tenuto fede alla nostra parola, al nostro impegno. Maradona e basta, abbiamo parlato sempre e solo di Maradona. Io ho sforato un po' di Diego, abbiamo parlato. Hai fatto benissimo a richiamarmi all'attenzione, perché poi quando si parla di Maradona, di Diego, appunto mi sembra di rivivere quei momenti, quelle sudate anche a correre dietro. Io vorrei fare un appello a tutti in chiusura: parlare di Maradona al presente, mai al passato. Sì, assolutamente. Maradona c'è, Maradona è immanente. Maradona, ma perché Maradona è un'icona. Ormai è un'icona, un'icona riconosciuta. È giusto parlarne al presente. Napoli è un come brand, parliamo di Edoardo De Filippo, di Pino Daniele. Maradona è l'etichetta di questo brand, perché io mi sento associato proprio ai colori e anche a quella. Maradona è come i Beatles, è un'icona, esatto. È un'icona universale che non scomparirà mai. È consegnato alla leggenda. Tra l'altro credo che sia diventato un mito già da vivente, per quanto poi sì. Ha avuto la campagna denigratoria, perché le debolezze, si parla di all'avvocato, quindi però l'avvocato lo stimava, grande uomo di calcio e di sport. Noi siamo in chiusura, io voglio ringraziare il direttore Massimo Iacuniangelo per aver accettato l'invito. Grazie Massimo, a breve ci vedremo, spero in studio. Pasquale, a te non ti ringrazio, neanche a te, perché siamo in curva B tutti e tre. Siamo veramente grazie sempre. Ringrazio tutti quanti voi che ci avete avuto la pazienza di ascoltare. Ci siamo un po' accavallati, non è nel nostro stile, però quando si parla di Diego c'è da lasciare fatto. Non posso farci niente. Noi ci rivediamo venerdì prossimo. Vi ringraziamo ancora per averci seguito. Ho visto che siete veramente tantissimi anche stasera, come tutte le altre volte. Quindi a venerdì prossimo. Venerdì, non vi dico, ci abbiamo una bellissima sorpresa. Quindi a venerdì prossimo. Ale. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph. La nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net.
Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Thank you.